Anche perché qua c'è gente esasperata, perché queste sono veramente cose fatte in maniera impropria, di nascosto, emendamenti votati alle 4:30 di notte, che vanno, siamo qui perché appunto questo emendamento presentato dalla senatrice Lanzillotta di fatto va a sdoganare nel momento in cui i tassisti avevano presentato una causa, perché siccome proprio noi vogliamo essere regolari e a rivolgerci alle autorità competenti come l'autorità giudiziaria, noi avevamo presentato una causa nei confronti di Uber Black, per la società Uber, la famosa società californiana, per concorrenza sleale, e tutto il fondamento della nostra causa, perlomeno la maggior parte, era basata sull'attuale legge in vigore. La dottoressa, la senatrice Lanzillotta, a 15 giorni dalla sentenza, ha pensato bene di sospendere l'efficacia di quell'articolo di legge. Un articolo di legge che, lo dice il Senato della Repubblica, sono norme tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. Purtroppo questa, oltre al metodo con cui è stata approvata questo emendamento, che è assolutamente squallido, come i ladri si sono mossi di notte, di nascosto, senza far sapere nulla a nessuno, è una chiara, per noi, marchetta nei confronti di una multinazionale. Il Partito Democratico però ha promesso che alla Camera cambierà qualcosa. Il Partito Democratico aveva già promesso a marzo che, a fronte delle nostre proteste, avrebbe aperto un tavolo di confronto per andare poi a dirimere queste questioni. E aveva anche promesso, la parola del ministro Del Rio, che a questo punto credo che valga ben poco, aveva promesso che gli emendamenti non sarebbero stati ripresentati, ma si sarebbe aperto un tavolo.